26esima volta insieme. Questa è Udinese Milan, il campo più difficile della Serie A. Ora, sicuramente ci sono altri campi dove il Milan ha perso più punti negli ultimi anni: Torino, San Siro in trasferta, Napoli, per carità. Però ragazzi, diciamo che Udine, per il rapporto punti in classifica, punti persi dal Milan, è il campo dove veramente si soffre di più. Negli ultimi 10 anni, quante volte abbiamo vinto a Udine? Forse 2-3, credo, non di più. L'anno scorso è finita malissimo, perché l'anno scorso, ragazzi, io ricordo, abbiamo fatto una partita che potevamo sicuramente giocare meglio e siamo stati puniti. E in memoria di quello che fu quella famosissima partita del 18 marzo scorso, ho deciso di mettervi la clip e ve la faccio vedere. Tomori, sei un grandissimo coglione. Sei un grandissimo prende il contro al 9 minuto. Di tutto Pereira. 1-0 alla doppia rete. La scelta da un anticipo perfetto di Samardzic, che poi spaccato il tubo delle Pringles. Lui non aveva mai segnato a Milan in 9 incroci, di più senza andare in rete. Udoge, attenzione a success. Si piglia gol adesso. Si piglia gol adesso. Perché siete una squadra di merda. C'è fallo qua su Chou. Con success. Success. Udoge che gira. Sbuca e piazza il pallone in porta a Ezebue. Da valutare assolutamente. Ma qua questo gol è irregolarissimo, ragazzi. Bravi. Ok ragazzi, eccoci di nuovo qui. Come vedete qua sotto le formazioni, come ogni solita partita, formazione diciamo uguale a quella che è scesa in campo contro la Roma. Non è che abbiamo tante valide alternative. Bennacer, vi dico che si è rotto in Coppa d'Africa, solo escluse lesioni. Però magari se non si è fatto niente, non lo fanno giocare per precauzione e l'Algeria viene eliminata, noi ci fanno soltanto un favore. Ora appena torna lui sicuramente qualche rotazione in più ci sarà. Ripeto, Udine campo difficilissimo. Giochiamo con la terza maglia da tantissimo che non la vedevo, forse dal Newcastle, sì. E è una partita che va presa subito. Mi ha preso il toro per le corna, ragazzi. E non è per niente facile. Non è per niente facile. Bisogna avere testa oggi. Bisogna portare a casa questa partita, non per un punto di vista meramente classificante, però per un punto di vista di fiducia e di impegni poi a venire. Perché, come dice Allegri, la partita più importante è la prossima. È una frase che ho sempre appoggiato. E ripeto, con queste squadre di, non dico media bassa classifica, ma sicuramente che non lottano al pareto dei stessi obiettivi, tu devi fare 6 punti a stagione e già 3 te li sei cacati il 4 novembre a San Siro, e questo lo sappiamo benissimo. Arbitra il signor celeberrimo amico nostro Maresca. Ragazzi, vado a cambiarmi, tiro un piscio e ci vediamo. Giusto in tempo ragazzi per iniziare. Batterà l'Udinese. Minchia, che speed l'hanno fatto. Abbiamo iniziato ragazzi, 5-6 secondi sul cronometro. Praticamente queste regolari, ragazzi, una volta che li ho messi è finita la partita. Allora ragazzi, stasera ho mangiato una pizza, tipo era un mese non mangiavo una pizza, sto malissimo. Ovviamente ci alleghiamo anche una bella Peroni da 33, se no poi ragazzi sbocco. Gabbia ha già 2 interventi stronzi, ha fatto, stronzo nel senso positivo, perché ha bloccato un contropiede e una palla nel mezzo, stile gol della merda. Quindi insomma 5 minuti giocati da Gabbia, per ora niente male. Comunque ragazzi, primi 6 minuti commento flash proprio su due piedi, classico gioco da Udinese. Andiamo col primo fuorigioco, ragazzi. 2 metri oltre Lovric. Madonna, che cross del cazzo. Teo Hernandez contro il movimento di Leao, che prova ancora a sfidare il diretto. Leao, bello dentro. Giroud! Cosa ha preso? Prima grande chance per il Milan al quarto d'ora. Che cazzo è sto portiere? Oh, bella palla di Leao, bellissima. Vabbè, Giroud è un po' lento, quindi sicuramente il difensore l'ha chiuso, però bel tiro. Gli ha calciato un po' addosso, ha cercato il primo palo, c'era Pulisic di là, però alla fine ragazzi, grande grande parata. Io dico che contro questo gol avremmo preso sicuro, garantito. Ce la facciamo a vincere contro Cioffi per una volta? Fernandez dentro verso Giroud, che la pizzica. Oh, Maresca che non fischia fallo contro il Milan. E Leao si fa anticipare per l'ennesima volta. Dagli alla palla Reinders. Nulla. Che frustrazione ragazzi. Gabbia che sbaglia ovviamente il rinvio, perché lo fa basso giustamente. E Bosele può tirare dentro verso Luca. Cosa ha anticipato Kier. Qua l'errore è stato di Gabbia. Io dico che sta giocando bene. È stata forse la prima sbavatura che ha fatto. Poteva costare cara, eh. Io credo che stia parlando di qualcosa che ha sentito
sentito e non gli è piaciuto. Ovviamente aspettiamo conferme. Vabbè, questi del nord estremo friulani, se non sono razzisti loro, chi può essere razzista? Ragazzi, la mia famiglia è metà friulana, li conoscerò. No, li conoscerò. C'è anche la madre dei Friuli dietro, li conoscerò. Quando ci sono dei cuori razzisti, sospendi la partita e dai 3-0 al tavolino, qualsiasi sia la squadra. Chiaro? Giroud, bello dentro, c'è Hernandez. Dentro verso Giroud. Madonna, sti gol cacati, che fastidio. Mi devi spiegare perché gli ha dato una palla a 200 all'ora? Era una palla che bastava appoggiarla sia al compagno sia in rete. Perché certe squadre sono 9 punti sopra di te? Perché questi gol li fanno ad occhi chiusi. Crescente per l'ex Bordeaux. Leao. Leao dentro Hernandez, ci riprova dentro Giroud. Loftus Cheek. Gol! Ancora lui! Ancora Loftus! Loftus! Sulla deviazione di Lovric, la palla rotola in rete alle spalle di Okoye. Voi fateli con i razzisti, fateli, che siete più vergognosi che altro. E ve lo dico da friulano al 50%. Fate veramente schifo. Dovreste vergognarvi. Tanto prima o poi in Serie B ci andrete. E sarà un bel giorno. Qua Giroud fa il velo perché sa che dietro c'è Loftus Cheek. Non vuole combinare quello che è stato combinato prima. Tiro che secondo me andava a centrare. Devo rivederlo un secondo. Boh, non lo so, però va bene così. È andata in porta. Maignan che fa? Va via. Maignan va via. Attenzione, sospesa la partita, vede? Adesso, a parte che Maresca sei di Napoli, tu di offese razziste territoriali e etniche dovresti esserne, purtroppo, a grande conoscenza. Quando succede una cosa così, dato che l'arbitro le orecchie ce l'ha, tu dovresti dare 3-0 al tavolino. Che poi lo condizioni anche, no? Cioè, ma io dico anche, i giocatori dell'Udinese, ma gli andate a dire qualcosa ai vostri tifosi? O no? Allora, gli danno pure dello sceso. Bello, bellissimo. Ci sono anche bambini allo stadio. Cioè, che cazzo di esempio vuoi dare? Il senso ce l'ha fare razzista quando sei svantaggio. Così si deconcentra, nervosisci. E magari arriva una palla mezza e mezza e quello la sbaglia perché è deconcentrato e poco sereno. Quindi funziona. Non succede. Ma se succede che vince il Milan, io spero Maignan gli vada a fare l'elicottero con l'uccello sulla faccia a quelli. E Boselli, Luca. Raccorda per Samardžić. Luca Samardžić che dribbla, gol. Primo palo e pareggia la partita. Grande flash di Lazar Samardžić al 42esimo, infilato Maignan. E cosa avevo detto, ragazzi? Era tutta una tattica. Era tutta una tattica. Primo tiro in porta dell'Udinese, gol di Samardžić. Manco si butta Maignan. Parata laser, 42esimo, pareggio dell'Udinese. Quando mi chiedevate nei commenti che senso c'ha a fare con i razzisti, c'ha questo senso qui. Sì, c'è strada per il contropiede ancora di Samardžić con Luca che si è allargato. Non è da annullare il gol, è da annullare la partita. Samardžić ancora. Fuori. Palo fuori di poco. E ancora quella grande ripartenza. Lo so, ma adesso questa partita, ragazzi, non c'ha più senso. Cioè, dopo queste cose si continua ancora a giocare. Perché tanto andrà a finire tutto in una bolla di sapone. Datemi retta. Contropiede e gol. Ma che cazzo è Okoye? Finisce il primo tempo. Si poteva evitare i cori razzisti, si poteva evitare il gol. Uno è un po' la conseguenza dell'altro. Ci vediamo nel secondo tempo, ma ragazzi, e come sempre, il gol va preso, ormai è d'obbligo. Vediamo nel secondo tempo cosa tirate fuori. Questo Udinese ha fatto un tiro solo in porta, ma ormai non fa più notizia questa cosa. Ricomincia questa partita, sicuramente macchiata da episodi spiacevoli. Battiamo noi. Si inizia, ragazzi. Ultima vittoria a Udine, ragazzi. Primo novembre 2020. Sono passati 3 anni, 2 mesi e 19 giorni. E Leao l'ha persa un'altra volta! Si comincia a urlare, ragazzi. Un compagno a 1 metro non gli ha dato la palla. Palla dentro Giroud. Ma chi ci va in area a buttare dentro una palla? Siete in 8. Leao che non riesce a controllare. Una palla a 1 allora. Pulisic, la palla dentro Giroud. Cosa ha preso Okoye? Cosa ha preso? Vabbè, avrebbero fischiato fallo perché Neymar e Perez deve fare la sceneggiata del secolo. Vediamo un po'. Oddio, Messi forse avrebbe annullato. Arrivederlo, ragazzi. È uscito pure Samardžić, ragazzi. Dai, forza. Che errore di Randers.
Tofen a non stoppare la palla per fare il velo. Prova ad andare dentro sulla sinistra. Tofen va dentro. Offre palla in mezzo. Oddio, cosa ha preso Maignan. E Calabria sbaglia un'altra volta. E non ha finito, no, finché non fa gol non ha finito. È come si faceva prendere gol per forza, ragazzi. Muove e disturba la difesa del Milan. Ci mancherebbe solo rigore. No! 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 Hernandez, lo sapevo. Secondo gol consecutivo per Tofen. Ragazzi, era scritto che a Udine il Milan deve per forza perdere. Ragazzi, ma perché io leggo le cose prima che succedano? Ma toglietemi sto potere. L'ho detto, tanto qua finché non fanno gol sarà un assedio. Letteralmente 10 secondi dopo. Cioè, ma si può vedere difensivamente un errore così? Cioè, ma loro non lo farebbero sto errore. Loro parlo di Udinese, eh? Cioè, ma avete visto che gol abbiamo preso? Ma poi voi parlate di rimonta, Europa League, parlate delle favole, parlate di cose che non ci appartengono. Ma voi se vi presentate in Europa League con una sbavata del genere, venite sbattuti fuori subito. C'è la partita, neanche il tempo di iniziare, e voi avete già perso. Ma seri? Io mi chiedo come voi tifosi facciate illudervi così. Sul tiro incrociato di Pacero. Invece la mancata chiusura del portiere del Milan sul... Io sempre più imbarazzato da voi. Io mi chiedo come certe cose siano possibili. Creiamo qualcosa, ragazzi. Devo essere sincero, se non era per gabbia di gol, altro che due, se ne ha presi sei prima. Ad lì dentro, Leao dentro, non ci arriva nessuno. Ed era pure fuori gioco. 3 metri forse. 6,5 milioni all'anno. Terzo fuori gioco contro Rudine. No, dentro per Giroud. Oh, una palla messa a modo. Anzi, Hernandez dentro. Giroud tira, traversa. Gol. E arriva Jovic. Gol di Jovic. Ma cosa cazzo esultate? Ma mi spiegate cosa c'è da esultare? No, me lo dovete spiegare cosa c'è da esultare per un gol così. Ed è sempre Hernandez a mettere piede in aria, perché quell'altro coglione che vuole 6,5 milioni all'anno non è capace. Non è capace. Non è capace. Madonna, che due coglioni, che schifo. Fallo di Giroud per aver fatto cosa? Giroud è riuscito a spostare Giroud di testa per Jovic. Jovic, che si sposta, che cazzo calci da casa tua? Poi Giroud col mancino, Koye. Cosa ha preso Koye? 7 calci d'angolo, uno che fosse finito in porta. A Florenzi dentro. A girare con Giroud. Okafor. Gol. Per Okafor. Gol di Okafor. 93° minuto, spuca sul secondo palo, no, Okafor, e fa 3-2. Me ne frega un cazzo, ragazzi, sta pari da qua. No, 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 non deve essere vinta così questa partita. Non deve essere vinta così. A parte che ti convalidino il gol, non può essere vinta così questa partita. Questa partita deve essere vinta 3-0, punto. Non me ne frega un cazzo. Cioè, vabbè, che vi devo dire? Gol di Okafor. C'è veramente nulla da esultare. Intanto, anche oggi, il problema del Milan è il mercato e non Pioli. Intanto, anche oggi, i nuovi acquisti hanno dimostrato che non capite un cazzo. Ah, adesso l'Udinese ha cominciato a giocare, eh? Ma va! Ma dimmi un po'! Adesso che perdono hanno cominciato a giocare? Non si vinceva nel recupero da? Cioè, il gol definitivo nel recupero da? Io penso Milan-Fiorentina l'anno scorso. Jovic dentro. Neuwen Perez fuori. Spuccato sul primo angolo. Finisce qui. Milan vince a Udine. Dopo 3 anni. Contenti voi, ragazzi. Me. No, questo non è vincere. Questo è fare schifo e avere una botta di culo. Questo non è vincere, mi dispiace. Insultatemi, prendetemela con me, tanto poi il tempo mi darà ragione. Come quando vincemmo a Genova, ve lo ricordate quando abbiamo vinto a Genova? Il tempo mi ha dato ragione. Mi darà ragione anche questa volta. Alla prossima.